Eccoci qua, buongiorno, questo è il Ponte Meyer, siamo al Parco Italia, situazione del Tanaro sembra tutto sommato meno inquietante di quella del Bormida. Queste sono le immagini del Tanaro. Si è allargato ma è ancora all'interno delle sponde. Possiamo vedere anche da questo lato. Non ci sono fuoriuscite. Corre tranquillo. Sì, è avanzato di qualche metro, ma sempre all'interno del suo letto. Il traffico è intenso sul ponte. Il salpino dove il frangiflutti, diciamo, è quasi coperto dal livello dell'acqua. Infatti la cascatella che dovrebbe appunto rompere la forza della corrente è molto più meno intensa degli altri giorni, vuol dire che il livello dell'acqua è cresciuto enormemente rispetto a qualche giorno fa, ma la situazione comunque mi sembra sotto controllo. Quasi. No? Confronto il Bormida che abbiamo visto prima. Si è allargato nell'ultima arcata, quella del vecchio ponte, vedete che ha riempito qui subito sulla sinistra il vecchio ponte Cittadella. Vedete che il Tanaro si è allargato anche di qua e si allarga quando il volume d'acqua è molto importante. Comunque, ripetiamo, non è assolutamente preoccupante. La corrente c'è, ma non è travolgente come lo era sul Bormida. I tronchi vengono trasportati, ecco laggiù ne sta arrivando uno, ma è tutto sotto controllo. Sì, lo specchio d'acqua è abbastanza pulito, insomma non ci sono detriti, tronchi eccetera. Se vogliamo fare due passi verso il ponte e poi vediamo anche che Parco Italia è praticamente allagato, la terra non assorbe più e quindi si è creato quella fanghiglia, quelle zone piene d'acqua che denunciano appunto la saturazione del terreno. Ecco qua, ci avviciniamo, il traffico è molto intenso come in tutte le giornate di pioggia perché sta continuando a piovere veramente intensamente e tanto. Ecco, se ti affacci anche l'arcata, quell'arcata che è rimasta del ponte Cittadella, vedete che è invasa, ecco, si è... Ci sono anche tante ramaglie contro... Sì, si sono fermate, sì, possiamo vedere questa zoomata contro quel pilone, il vecchio pilone del ponte Cittadella, ci sono tantissime ramaglie. Sì. Ecco, guardate i cormorani, che bellissimi, i tre cormorani che... incuranti della situazione, questi tre bellissimi cormorani neri, eccoli, li vedete? Sì. E sì. Ce n'è un altro lì proprio sul questo sul è un airone, professore. Ah, eccoci, e ce n'è un airone sulla riva, la vedete? Eccolo là, bellissimo. E un altro in acqua, un altro cormorano, vedete? Che si è tuffato, probabilmente questa situazione per loro è molto favorevole. Bellissimo anche questo aspetto, sì. Così diciamo naturalistico. Ecco. Riprendilo perché sì. È veramente importante, bello, elegante. Guardate il colore cinerino, guardalo ancora. Facciamo ancora una zoomata? Sì. Sono aspetti e anche la caccia di quel cormorano sotto i flutti, là. Eccolo là, lo vediamo. Controcorrente, sì. Sta aspettando il loro la habitat. Sua preda.
Ecco, noi mentre noi siamo a disagio, loro stanno benissimo. Naturalmente è così che va la vita. Proseguiamo, vediamo. Siamo fino lì all'angolo. Sì, vediamo, ecco, sta anche piovendo di stravento, e quindi noi ci stiamo letteralmente bagnando, però d'altra parte era impossibile pensare che in una giornata di questo genere di farla franca. Ecco, si sta avvicinando anche il cormorano alla riva, quel cormorano coraggioso che era in mezzo ai flutti, invece molto elegante l'altro airone. L'airone lo sta guardando, molto elegante, col suo becco lungo e affilato. Guardate che bel colore. Ecco, speriamo che prenda il volo, così lo possiamo vedere nella sua bellezza, nella sua estesa bellezza. Proseguiamo. Cosa dici, Fabio? Dico che la situazione, come abbiamo visto prima a Spinetta, prima al Ponte Bormida, è critica. L'augurio è quello che le piogge possano rallentare un pochino, perché altrimenti qua un rischio alluvione è imminente di nuovo. Eccolo qua l'airone. Ecco, eccolo che è partito. Che è bellissimo, partito. Bellissimo. Ecco, elegante. Forse l'abbiamo disturbato noi. Bellissimo animale. Sì, molto bello. Ecco che plana. Sta planando, adesso c'è. Plana da qualche parte. Eccolo, è andato dall'arrivo opposto. Di fronte, eccolo, alla boccia. Benissimo. A questo punto vi lasciamo con questa visione di pesca, ma anche di inquietudine umana. Ecco la fila così nervosa delle macchine sul ponte. Noi siamo qua che ci godiamo questo spettacolo, che per ora è uno spettacolo che non ci crea problemi, non ci crea paura. Vediamo la natura che si esprime nella sua forza. Ecco il cormorano che ha preso il volo, anche quello va a cercare un lido e l'altro lo segue. Con queste immagini di Liak, ecco, è proprio planato sui flutti là, probabilmente c'è buon cibo e tanto cibo. A questo punto io e svegliati Alessandria, io e Fabio e svegliati Alessandria, vi saluto e un abbraccio a tutti voi. Alla prossima!